Quando ero bambina, la mia mamma mi faceva la peperonata con le patate. Secondo me era la cosa più buona del mondo, che poi non riuscivo a capire perché i peperoni mi piacessero solo con le patate e solo cucinate in quel modo. Poi sono cresciuta e ho trovato l'uomo della mia vita. Per noi la cucina era il luogo dove passare insieme il nostro tempo, un luogo e una passione che mi ha trasmesso in maniera viscerale. Le nostre idee spesso si scontrano e si incontrano creando qualcosa di semplicemente magnifico. Un giorno, presa dalle voglie di donna incinta, chiedo a mio marito la peperonata, che era in sostanza diversa da quella che mi aspettavo. Non c'erano le patate. Raccontando a mio marito della peperonata di mamma, si è subito rimesso a lavorare per me. Una goduria, come quella di mamma. A volte la facciamo con le zucchine, altre con le melanzane, insomma cerchiamo sempre di utilizzare verdure di stagione e che sostano nel frigo. Un giorno mio marito, con il sottofondo di Fabio Concato, Fiore di Maggio, mi dice: «Perché non metti questa sul blog?» Ed io: «Che cosa? La canzone? Ma no, questo contorno che è sempre buono e come lo faccio io non lo fa nessuno». Modesto, eh? «Ok, caro, ma sappi che il fatto che viene buono così è perché lo fai tu. Se lui è poco modesto, io sono tanto ruffiana». Well,